tu che cazzo sei? Un Ovis! Un Ovis blu! Ma fatti vedere subito e immediatamente! Ma che bello! Ciao a tutti da Saridor e bentornati su ARK! Allora, in questo episodio andiamo avanti con la ristrutturazione della casettina estiva. Sì, è stato un macello per quello che riguarda le misure e per quello che riguarda la raccolta dei materiali. Sì, è stato assolutamente un disastro, ma il risultato mi piace, sì, mi piace. Buona visione. Andiamo a mettere le paretucole a questo punto. Dov'è il buco qua? Allora, le pareti le abbiamo messe. Ora sorge un problema, che questa zona è inesistente e io avrei avuto piacere di collegarla a quella zona. Ma come cazzo? Cos'è quella fare blu là? Boh, non lo so, vabbè. Un ovetto! Figlia! Sì, il problema è come cacchio faccio. No, vabbè, la cosa è fattibile, eh? La cosa è fattibile, sì. Ci vuole un po' di senso artistico, ecco, mettiamola così. Allora, alla fine della fiera... Tu che cazzo sei? Un Ovis! Un Ovis blu! Ma fatti vedere subito e immediatamente! Ma che bello! Ma che bello! Mamma mia! Ma spettacolo, ma che bellino, ma che bel colore! Ma io lo voglio! Ok, dicevo, non è stato poi tanto complicato, l'unica rottura di palle è che appunto i detriti respawnano e quindi sarò continuamente lì a toglierli, a levarli, però pazienza, oh, a un certo punto, una certa. Sì, ho sfruttato la possibilità di ruotare a 90 gradi queste cose qui, quindi mi è uscito l'angolo perfetto, che ovviamente, cioè ovviamente neanche più di tanto, ci ho dovuto studiare un po', però si adatta perfettamente al piano che già c'era della casa, e considerato che non sono strutture fatte per questo o studiate per questo, io direi che va molto più che bene, molto più che bene. Ok, signor Erminio, andiamo a prenderci le paretonze, che facciamo un po' di tè. Ah, mi sono tolto quella fondamenta che era sopraelevata, mi stava sulle palle. Però sto buco, più che altro qua dietro cosa c'è? Perché poi devo andare a livello. Ah no, niente. Ok, dovrei essere in teoria, molta teoria, a livello. Sì, e mo incastarcela, eh. No, ce l'abbiamo fatta, attenzione. Che bella la compenetrazione. E di qui non si nota nulla, giustamente. Perfetto. Ottimo. Ma guarda cosa non ha lasciato di uova qua. Ma c'è pieno. Ma c'è pieno. Phyllis, ti farò diventare di tanti colori, sappilo. Ok, dai. Sì, intanto io qua continuerò a togliere detriti vita natural durante, perché respawnano alla velocità della luce. Ho messo il respawn molto veloce delle risorse, perché non c'ho voglia di aspettare le vite. Il problema è che adesso non respawna. Perché non respawna? Boh, probabilmente quando ci sono le strutture sopra le blocca il respawn, spero. Sì, fa un po' schifo così, è perché non è a pari, però pazienza. Ok, anche questa ce l'abbiamo fatta. Sì, purtroppo mi chiude mezza entrata. Sì, non so per... Aspetta un po'. Peccato, mi chiude mezza entrata, cazzo. Non volevo. Vabbè, purtroppo. Pazienza, sì, chiudiamo tutto, cioè che ci siamo, vabbè che... Passare ci si passa, eh. Passare ci si passa. Però potrei fare anche in altro modo. Boh, vediamo. Allora, intanto questa la levo, perché così poi mi ricordo. Però anche così non sarebbe mica malissimo, eh? Sì, queste sono tutte prove che sto facendo. Non sarebbe male. Perché lì ci sta. Lì arriviamo a filo. Ok. Ora volevo vedere di qua. Dicevo, volevo vedere di qua la stessa identica cosa. Arriviamo a filo delle colonne. Ma sì. Sì, 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 può andare come. Non è male, non è male.
L'unico problema è che qua ingloberemo le colonne. Se... Però, voglio dire, qui la possiamo lasciare anche così, volendo, eh? Non siamo obbligati. Ok, sì, si può fare. Oh, mamma mia, il lavoraccio è stato fatto. Porca Eva, ragazzi, quante cazzo di risorse che servono. Meno male che c'ho Dedicure e quell'altro che mi aiutano, anzi, stra-aiutano. E infatti, comunque, dicevo, il problema di quando si arriva qui è che... Sì, le compenetrano, però escono troppo. E se ne volessi, ad esempio, mettere due... E toglimi un attimo sta parete, perché così andiamo di fuori. Sì, vado fuori e no, non mi piace moltissimo come... No, assolutamente. Quindi, pazienza, questo pezzo rimarrà così. Rimarrà così. Poi qua ci mettiamo una porta, un cancello, qualcosina, in modo da andare fuori. Dunque, poi oltretutto c'è anche la possibilità di farla nera. E che non mi dispiace affatto nera la fondamenta così. Secondo me ci sta benissimo. Questo stacco qua mi piace. Domanda non eccessivamente stupida, anche te? Non credo. Direi che è decisamente meglio. Sì, mi piace molto di più. Ci fossero anche le ringhiere qua per la scanò, eh? Ma magari ci sono anche, non ho idea. Poi voglio dire, posso vedere se con le altre mod, anche se incastrare mod con mod è sempre una cosa da evitare. Erminio, grazie, non è difficile, eh? Ecco. Posso vedere se con le altre mod riesco a fare qualcosa, a incastrarle, ma di solito non va mai a finire benissimo. Qui l'unico problema è che appunto c'è lo stacco. Sì, e oltretutto sì, si nota un po' che è storto, però voglio dire, sono già fin troppo contento di ciò che sono riuscito a fare. Pensavo di sbattermi molto molto di più, invece non eccessivamente. Ok, sì, non eccessivamente tanto, non ci crede nessuno. Mi sono fatto un culo a cappello di prete. Ok, l'abbiamo fatto. Ottimo. Sì, i gradini, questi qua e questo, li voglio lasciare così perché mi piace molto di più. Idem per questo qua in casa, in casuccia. Vabbè, cose, ci sono cose. Come cazzo? Quando c'era... Boh, non lo so. Ah, quando volevo metterci le porte, sì, è vero. Purtroppo mettere le porte qua sarà un problema. Sarà un grosso problema. Però anche senza porte, con le tempeste, quando sono qui... mi dà comunque la protezione. Perfetto. Ah, anche queste volendo si possono fare nere, le pareti. Però secondo me così sta meglio. Ah, mi sono dimenticato tutta una parte di fondamenta. Ma sì, è uguale. Tutta una parte, che poi alla fine è solo questa, eh? Allora, volevo fare un attimo una prova per vedere questi muri come si collegano. Eccoli. Ah, così? Beh, oddio, non ci sta nemmeno male, eh? Non ci stanno assolutamente male. Sì, sì, è una delle prossime cose che farò. Assieme a tante, tante, tante altre cose, ovviamente. Ragazzi, voi... Per la cronaca... Anzi... Non per la cronaca, ma per il quieto vivere. Torniamo un po' dentro? Cosa ne dite? Allora, io e il signor Erminio abbiamo deciso di fare la minchiata. Ma te ne vai! Ah, che rompi coglioni, a spigne. Ok, se noi lo mettessimo tipo qui... Sì, vabbè, dritto magari, signor Erminio. Ci riusciremo mai, eh? Se lo mettessimo tipo così... E poi ci mettessimo una porta dedicata... Come verrebbe, una merda? Ma che spettacolo. Sì, vabbè, un po' meno spettacolo così. Però dai, ma guarda che non è mica brutto. Sì, forse dovresti andare al contrario. Sì, sicuramente andavi al contrario. Però
guarda che è una figata. Ma spettacolo. Ok. Ok, sì sì, vista così è veramente, veramente uno spettacolo. Ottimo, bello, mi piace questo lavoro, sì, mi piace veramente. Sì, ci è voluto poco poi oltretutto per farla, ma vabbè, dettagli, andiamo. Non devi entrare in casa. Non ce l'ho ci siamo incastrati? No. Sì. Ok, dai, per ora fermiamoci qui. Nel prossimo episodio andremo avanti, cercheremo qualche creatura. Boh, non lo so, ancora non lo so. Mi devo organizzare, Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao, ciao!